Amiche ed amici della Chiaro Business Productions, benvenuti per l'ultimissima puntata, il season finale di Bentornata amica mia, Conferenze per un'amica, Confidenze con un'amica, Confessioni, non mi ricordo il titolo, l'ho cambiato molte volte. Siamo qui e già c'è gente che dice we can call it one and stand, but we can call it paradise. Sì, perché si comincia con, come d'altro canto la prima parte, una piccola sessione musicale che ci ricorda Duran Duran, che io ho cominciato ad apprezzare mentre ascoltavo l'amica. Ricordo questi bellissimi pomeriggi Deluxe Paint, Amiga e Duran Duran, Amiga e Duran Duran, in tempo sfasato rispetto alla realtà storica, ma non ha importanza. Ecco, quindi cominciamo con un pezzo di una difficoltà, secondo me, proibitiva, quindi se verrà male, peste mi colga. Sono già a mio disagio e poi vi spiegherò perché. Perché è un po' bagnato qui sotto, no, non sotto dentro il mio corpo, qui sotto sotto, ma poi vi spiegherò. Questa chitarra ha delle corde di 5 anni, quindi si sente. L'ho accordata 5 minuti fa e fa cagare. Va bene, signori. Sigla. Missing you with a view to kill. Face to faces, secret places, feel the chill. Ho fatto in casa come effetto. Nightfall cover me, but you know the plans I'm making still overseas. Could it be the whole lot opening wide? A secret wish, mystery gaping inside. A weekend's ride until we dance into the fire. The final kiss is all we need. Dance into the fire. The final sound of broken dreams. Dance into the fire. The final kiss is all we need. Dance into the fire. Ba-ba-ba-ba-bum. Just so few is the view to kill. Between the shades, assassination standing still. First crystal tears falling on snowflakes on your body. First time in years, to drench your skin of lover's roses stain. A chance to find the phoenix out of flame. A chance to die, but we can dance into the fire. Final kiss is all we need. Dance into the fire. A broken sound, a broken dreams. All dance into the fire. A broken kiss is all we need. Dance into the fire. When all I got is you, you to keep. Difficilissima, grazie. Allora, A View to a Kill, già colonna sonora di un bellissimo, no, di un orribile gioco per Commodore 64, appunto 007 Bersaglio Mobile della Domark, ma anche una delle canzoni di prova di Aegis o Aegis Sonix per Amiga, quindi un programma audio musicale per Amiga. Bruttino tutto sommato considerando tutto, ma che aveva questo brano insospettabilmente come banco di prova, quindi abbastanza buffo. Ciao a tutti, intanto Gerolamo 85, Disturbed Priest, siete tornati. All'epoca non ti piaceva Vasco? Sì, mi piaceva anche Vasco. In realtà, se devo dire la verità, nell'epoca Amiga Vasco era proprio stava scendendo brutalmente, era stato prima il mio grande idolo in epoca 64, quindi
tutto il calendario dell'avvento del Commodore 64 del 2018 inizierà con la canzone di Vasco. Per punizione, capito? Oh, bene, continuiamo anche qua, c'è mica tempo da perdere, Sempre Johnny Cash, che per qualche ragione nella sua vecchiaia poteva scoprire Duran Duran e decidere di fare un disco di cover American. Anche un po' stonata, fa più country. The wild boys are calling. Una troppo bassa così, cazzo, dai. The wild boys are calling on their way back from the fire. In August moon surrender to a dust cloud of the rain. Wild boys falling far from glory, reckless hands of hunger on the razor edge you trail. Because there's more out by the roadside and a sore, a brand new war. They try to break us, looks like they try again. War boys never lose it. War boys never chose this way. War boys never close your eyes. War boys always shine. You've got sirens for a welcome. There's blasting for your pain. And your telephone's been ringing while you're dancing in the rain. Wild boys wonder where is glory, where is all your angels. Now the figureheads have fallen, and lovers war with arrows over secrets they could tell. They tried to tame you, looks like they try again. Wild boys never lose it. Wild boys never chose this way. Wild boys never close your eyes. Wild boys always shine. Pensate che l'arrangiamento di questo pezzo è stato fatto da Niles Rogers, lo stesso che aveva fatto Freak Out, Le Chicks e Freak. Però questa effettivamente non è una serata sui Duran Duran, quindi mi sembra giusto effettivamente... Ah, proprio oggi Simone Le Bon è stato accusato di stupro. Porca miseria, non se ne fa mai una giusta, e comunque fai sbagli. Soprattutto quando cerchi di stuprare una, vabbè. Allora, a parte queste battute di dubbio gusto, ma voi sapete che la mia posizione è assolutamente canonica. Che stronzate. Sì, bene, finiamo questo momento bellissimo. Immaginate che questa sia effettivamente la sigla finale, che non posso fare alla fine, perché alla fine i bicini, che sono tipo i bicipiti vicini, mi buttano giù il muro, quindi la facciamo adesso. Chiaro, no? You saw me standing by the wall, corner on the main street, and the lights are flashing on your windowsill. All alone and much fun, so you're looking for the thrill. And you know just what it takes and where to go. Don't save a breath for me now. Save it till the morning after. Don't save a breath for me now. Save it till the morning after. Feel the breeze deep on the inside. Look you down into me, you're well.
YouTube cam, you see the war in all its fire. Take a chance like old dreamers can find no other way. You don't have to dream it all, just live a day. Don't save a prayer for me now, save it till morning after. Don't save a prayer for me now, save it till the morning after. Amiga mia, amiga mia, save it till the morning after. Amiga mia, amiga mia, save it till the morning after. Carine robe. Pretty looking road, I try to hold the juice death in my skin. Don't ask me why I keep the promise melty eye. Oh, you want me to dance, so I ask you to dance. My fear is in your soul. So people call it little one-night stand, but we can call it paradise. Don't save a prayer for me now, save it till the morning after. Don't save a prayer for me now, save it till the morning after. Amiga mia, amiga mia, save it till the morning after. Amiga mia, amiga mia, save it till the morning after. And save a prayer till the morning after. Say the prayer for the morning after. No, no, I won't destroy it, but hello, hello also to all the foreign friends. And thank you very much for being here. This was a serenade for Amiga 500. My original Amiga from my childhood, here it is. Thank you very much. And the time has come for me to play. And since we are in a musical mood, I say to go on with some music. But to do this, I need to put some kind of Amiga, real hardware, here for you, here for me. And let's start on something fresh and very easy. Arrivederci. E versiamoci del vino. Anzi, diciamo una cosa. Non si può innanzitutto mostrare vino su Twitch, quindi me lo verserò qui di nascosto. Ed è acqua, assolutamente acqua, sidro analcolico, benissimo. Poi cominciamo con un gioco a me caro, quindi non uno dei giochi di cui io non so niente, but it's time to play with Wolfchild. È di pomeriggio, però io sai che devo magnetizzare i dischi uno ad uno, è una fatica, quindi Wolfchild non ce l'ho, mi spiace. Very good, very good. Oh, quindi, Amiga, The Blues Brothers, un gioco che mi colpì molto per la musica, mi alzo anche la musica perché io non sento una ramazza. Aspetta, non ho ancora fatto niente, più parte da solo. Sono già completamente sudato e sceglierò, penso, proprio il caro vecchio Jake. Quindi l'idea bizzarra negli anni 90, inizio anni 90, di fare... di fare un gioco su licenza del film dei Blues Brothers. C'è un'unica ragione per fare una cosa del genere ed ovviamente... Sentite la musica? Siamo un po', è il massimo. Ah! Quindi io non mi ricordo assolutamente nulla di questo gioco, però mi ricordo che era giocabile. Mi piaceva una cosa in particolare, che andava a 50 fps.
mi ricordo se si può entrare nel chiuso, questa cosa che devo sempre provare. Si può entrare, colpo di scena, c'è dentro Elvis, quindi se prendo una cassa, vado dentro da Elvis, no, non posso, la tiro, ma posso magari saltare in testa Elvis, maledetto Elvis, che poi non è Elvis ma è un Teddy Boy, direi che non posso fare un cazzo, mi sta uccidendo, vai via, vai via! Questa musica, questa versione è stranissima, oh mia, mio Dio, ma perché la vecchia nella sedia, nel carrello della spesa? Non mi ricordo neanche se c'è di Blues Brothers una vecchia nel carrello della spesa, una pazienza, cerchiamo di comportarci bene, uccidiamo subito un poliziotto senza pietà, bello che quando muore saltando mi ricordo che tira un colpo, la vecia, mamma mia la vecia despona, grazie vecia che desponi, la vecia che desponi sola, desponi e poi appari, mortacci tua, andiamo a vedere se c'è qualcuno qui dentro, no c'è la morte, oh questo mi piace. Vinili, pensate com'era avanti quest'uomo, non solo faceva un gioco dei Blues Brothers in un'epoca remota, cioè un'epoca sbagliata in cui dei Blues Brothers non si inculava più nessuno, ma dai, allora, va vai, balla, sta ballando e muore, non ci posso credere, ho preso un bonus che ti fa ballare e morire, cioè probabilmente era un bonus che aveva varie opzioni, tra cui quella di farti ballare e morire, poliziotto, ma credo posso andare a vedere il film dei Blues Brothers, suppongo di no, posso solo tirare, invece sì, posso andare a vedere il film dei Blues Brothers che non sta essendo proiettato, però questa attenzione ai dettagli a me mi commuoveva quando ero piccolo, voi lo vedete anche abbastanza bene mi sembra, sì, la vecia però devi rallentare, vecia, guarda ti supero così, il pulot lo supero così, ciao, e sono già, attenzione, secondo piano, emozioni da Kung Fu Master. Di nuovo inutile rockabilly di merda, ma basta! La tua musica è finita! Andate in pace. La musica è finita, gli amici se ne vanno. Raccolgo altri dischi, un po' Sonic, un po' no. Un po' anche Addams Family. Secondo me avevano... Ah, fanculos! Non ballare, vai su! Che cane maledetto. Cane maledetto. Vediamo se va meglio con lui. Sicuramente lui salta più in alto, come Mario e Luigi. Bella questa associazione. Mario e Luigi, Jack and Elwood. Cheers, alla vostra ragazzi! Oh, allora, io dovrei in effetti... Sì, c'è un po' tutto. Adesso sì. Guarda che stile che c'ha il vecchio Elwood. Vai, Elwood. Voi tutti, immagino, amate i Blues Brothers. È un film abbastanza generazionale a generazione lunga. Sono successe cose stranissime. Va bene, la vecchia, la ecia rimbambita. Lasciamo stare il bonus, lasciamo stare tutto. Andiamo su, prendiamo la cassa. Ormai so benissimo che lo devo fare. Non devo entrare al negozio. Devo evitare i rockabilly, che mamma mia, rockabilly. Qua non mi ricordo se devo entrare o no. Aha! Ho preso la chitarra che simboleggia poi la trama del film che era andare in mona. No, la trama del film che era... ma attenzione, non me la ricordavo questa pitfollata bellissima. Ma bellissima questa pitfollata. Guarda che roba, che stile. Posso farlo anche più volte. Posso anche cadere giù e poi probabilmente non avere più palloncini per farlo. Oh, raga! Ecco, per esempio questo tipo di gioco che a me mi soddisfa, c'è un level design comunque non eccelso, ma pensato, vaffanculo, e c'è una signora che lui balla e muore, comunque insomma, in Sicilia con 25 euro ci compro due polli a spiedo con patatine e pure le uova, sì, ma devi comprare un pollo e poi del pane bianco per Elwood, perché il pollo intero, come ci ricordiamo dalla scena con la Rita Franklin, vabbè comunque sì. Visto che ripeto non c'è neanche uno spawn point, una cosa, però così è una serata veloce, la final, quindi avremo tanti giochi, tra cui il mio gioco preferito che sta proprio qui e poi lo giocheremo anche se purtroppo è molto lungo, quindi non so cosa succederà effettivamente. Ah, una promessa, visto che siamo in ottica musicale, una promessa, sapete che ieri abbiamo messo Bomber Bob e avevo quello per MS-DOS, ottimo, avevo messo Bomber Bob e c'era un'anomalia strana, Bomber Bob che era famoso all'epoca per avere la musica di Francesco Salvi, esatto, all'interno del gioco, nella versione che abbiamo provato ieri non ce l'aveva, perché non ce l'aveva? Ci ho pensato stamattina, era abbastanza in realtà capibile, you must replay, ma guarda che è già dentro, the Amiga is leaving us, l'arcano era semplice, la versione americana, la versione inglese del gioco, la versione international, overseas, la versione insomma non italiana, non aveva, esatto, perché non gli fregava un cazzo a nessuno in Inghilterra di sentire Francesco Salvi, quindi allora, per risparmiare sui diritti,
misero, esatto, solo nella versione italiana del gioco che io ho testé magnetizzato e che se non succede niente di brutto, stiamo per vedere, sentendo finalmente. Vedremo Wizkid stasera. Io ce l'ho, ma non so giocare, quindi è facile a giocare, Fede Capriccio, Wizkid. L'ho preparato sapendo che me l'avreste chiesto, quindi ce l'ho, ma Bomber Bob si fa pregare. Ha bisogno di schiacciare un tasto nel vuoto. Quello che stai per vedere è costato molti mesi di fatica a parecchie persone. Se sei italiano come me, non copiarmi, comprami originale. Mi trovi in una bellissima confezione con un enorme poster a colori e non costo nemmeno molto. Firmato Bomber Bob. Io mi sento una merda. Una merda. Però una merda nel 90. Quindi ora vedremo se c'è effettivamente la chanson de Bomber Bob de François Salvi. E sta caricando, lo sento gracchiare. È bella, ma guarda che Bomber Bob è un gioco molto più figo di quello che uno pensa. Quasi quasi mi faccio ancora un giro. Fantastico, fantastico. Bello, bello, bello Bomber Bob. Chissà se qualcuno degli autori di Bomber Bob ci sta guardando e adesso ci manda a casa la finanza perché abbiamo piratato Bomber Bob. Spero di non, ma suona, suona. Siete caldi, avete spostato la macchina, giustamente. Il chip audio come spinge? Agofilo, sì, in realtà era proprio un campionamento a 8 bit, anzi 4 bit, ovviamente, di un pezzo della canzone ripetuto in maniera sapida. Comunque non si poteva ascoltare durante il gioco, che come ho detto ieri è un gioco valido, un gioco valido. Cioè se stiamo qua a dire che se non 2 Mega Blast era un bel gioco, non vedo perché non dobbiamo dire che Bomber Bob era un bel gioco. Puoi distruggere le cose, raccogli i soldini, puoi addirittura distruggere il cartello, puoi addirittura morire se non stai attento. Chissà se c'è una smart bomb, no, è un gioco semplice. Un gioco semplice con una musica che non c'è. Ecco, vaffanculo. Vaffancuore, e poi ho già visto che stava arrivando un bug, interessante questa cosa. Andiamo a scovare questo bug che stava arrivando, vediamo se si ripropone. Bello, boom, cartoon. Come dicevo ieri, Echi Gialeco, i famosi Echi Gialechi. Guardate anche le diverse parabole con cui questi... Tanto c'è un sistema, che non mi ricordo, per andare sopra o sotto le cose. Tenendo premuto puoi passare sotto le cose evitando la morte. Io non riesco a superare questo, cioè è impossibile per me superare questo dirigibile marrone senza elica e timone dentro me. Ok, bene, ok, abbastanza ok. Uccidiamo uno dei due ciccioni in senso buono. Purtroppo ho tenuto schiacciato troppo, quindi sono andato sotto il dirigibile. Bella questa cosa. Vai super Bomber, dai, non fare di su, adesso vieni su, adesso che mi vogliono uccidere. Io vado via, alla vecchia proprio, faccio il tipico giro da beat'em up. Guarda, questo è il famoso giro da beat'em up per evitare tutto. Oh, è tornato su, bene. Perché io tendo a premere, non so neanche perché. Guarda che belli come cadono morendo. Quanto è soddisfacente vederli cadere morendo lì. Poi ci sarà anche uno shop, immagino, quindi Echi di Forgotten Worlds, Echi, ricordiamolo, di Ordain. Gioco Namco molto molto influente sulla scena demenziale e ispiratore chiarissimamente di Parodius. Guardate che roba, che bellezza, gente che ha giocato tutti i grandi classici degli anni 80. Io li stimo questi miei compatrioti d'antani, no, d'antan, e li stimo anche se muoro ancora. No, basta, perché una serata lunga, veloce, ripensate la difficoltà di fare real hardware, ma veloce, quasi impossibile. Allora, lo vogliamo provare sto whisky? Ce lo togliamo questo sfizio. Io non ho mai giocato a Wizkid, mai. Lo proviamo? Dai, andiamo su. Ah, intanto qua si parla. Echi di Porco Rosso, ma assolutamente prima di Porco Rosso, anche se oggi con Magistretti riflettevamo sul fatto che è vero, il lungometraggio animato di Porco Rosso effettivamente è successivo a Bomber Bob, ma i più attenti sanno che in realtà Porco Rosso nasce come personaggio in precedenza, se non mi sbaglio, sulla rivista Animage,
non potrei sbagliarmi, forse era una rivista di modellismo, o forse Animage era una rivista di modellismo. Quindi potrebbe essere facilmente, facilissimamente, che gli autori di Bomber Bob abbiano avuto in mano questo fumetto di Miyazaki, che sicuramente non era l'ultimo degli stronzi all'epoca, e guardatelo Wizkid, guardate Wizkid come non va, come proprio non vuole in nessun modo andare. Perché? Perché tanto odio? Forse perché questo hard disk, sì, questo hard disk, buonanotte, questo floppy disk ha una cinghia che ormai fa ciao 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 ciao, forse, forse forse però, eh. C'è una cinghia, ragazzi, che ve la comando. Intanto fa un caldo che voi non avete idea. E come dicevo prima, come è successo? Prima ho rovesciato il mio primo bicchiere di Chardonnay, ha fatto liquido, ha fatto un volo inspiegabile, ha evitato la miga, è caduto, ha evitato quasi tutto, un po' il trasformatore, un pochino di floppy che c'erano qui per terra, la mia maglietta, infatti non è sudata, ma è cioè adesso è anche sudata, ma prima era amigata, c'era using extra RAM, che stile, questo gioco mi dà subito un'idea di eccellenza, un'idea di pulizia quasi direi proprio da Bitmap Brothers, guardate questo using extra RAM, però in realtà vuole metterci forse nel tono un po' childish del gioco, un po' childish, ditelo voi, un po' childish, un po'. Nicola Chiappe, no, in realtà sto proprio pensando tantissimissimo di metterci il Gothic, eh? Il Gothic è risolverato di questi problemi di caricamento? Sì, totalmente proprio. Il Gothic... Ho un dischetto che inspiegabilmente non va mai e mi fa impazzire, vabbè niente. Intanto lui carica tanto, carica tantissimo, era famosissimo. Whiskid per caricare tantissimo. Whiskid è diventato, cioè ragazzo alcolizzato. I Sensible, ma non è dei Sensible, è dei Sensible Whiskid? Sì, è dei Sensible. Oscia è dei Sensible, non ci ho mai pensato, ma veramente è un programmato di Sensible, cioè Jobs e coso. Vabbè, vediamo. Childish Bambino, dice giustamente Alo Alo, bravissimo. Roby Quagliana, ciao, ben trovato. Oh, cosa lo giochiamo? In inglese, in francese, in tedesco? In inglese, dai, non facciamo i fichi, anche se in francese, così per portare un po' di ironia ai ragazzi, eh? Oggi i miei colleghi gli ho fatto una cosa stronzissima, sono molto ovviamente galvanizzati per la finale, gli ho fatto, ragazzi, mi raccomando, è per la partita, buona fortuna per Italia, per Francia e Croazia. Va bene. Allora, diceva Fragram una cosa molto bella, dopo aver speso una fortuna per l'espansione, le comunicazioni using extra RAM davano soddisfazione. Ricordo ancora in Lemmings, quando apparve, grazie per questa epilessia, portami via, di questo cambio di dischetti, don't spill the champagne on computer or it will come alive and steal your girlfriend like in the 80s movie Electric Dreams. Subito. Dun, 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 dun. And are we together? Together. No, niente, mi fa ancora dei lampeggi l'hard disk, intanto qua il floppy. Non posso distrarmi cantando la sigla di... Chi è? Chi è che la cantava? Era di Moroder, the tune was written by Giorgio Moroder, but who was singing it? Ah, I don't remember. Electric Dreams, together in Electric Dreams. E intanto ricaricava, e caricava, e caricava. Caricava, effettivamente caricava. Un logo Ocean, quasi Commodore 64. Phil Oakley from Human League, thank you very much. Thank you very much. Amazing. Don't you want me? Forza Sensible, give me some Wizkid. So I never played it. Never ever. And since Wizball was not so immediate to play, I'm a little afraid that I will suck. It's very possible, very likely. Let's see. E caricava, capito perché no? Oh, the story of Wizball 2, like the story of Bubble Bobble 2. Free play, pal. Sì. Vai. Let's make it happen. Oh, round zero, Whiskey Training College, molto buono, molto buono. Oh, Black White Shred ha deciso di ostare lo streaming, qualsiasi cosa voglia dire, ringraziamo, grazie. Non skippare la intro, no, e non c'era la intro? Ci sarà spazio per Swoss? No, finiamo tra un'ora, ragazzi, abbiamo un'ora per giocare tutto, quindi non possiamo fare niente. Ah, my name is B. Disney, vabbè, cazzo, però potete dirmelo con un gioco lungo, io pensavo fosse roba che comincia. My job to help you learn the wonderful world of whiskey. Your head can dislodge bricks. Try to smash this. Oh wow. Mi piace.
Flying Brick Skill Baddies. Mi piace la meccanica a doppio colpo. Ottimo. Oh, ma era bello sto whisky alla fine, cazzo. One brick hit the purple brick here, indicated with his head as hard as possible. E cosa vuol dire hard, as hard as possible? Vabbè, proviamo. Wow. Your reward for multi-nasty destruction is a bubble, giusto? Collect different colors notes and try to make a tune. All right. I like it. Oh, Gianluca Folì, ho messo una pop this bubble to gain a clown's nose. Oh, ho sempre sognato di avere un clown's nose. Now, hold it. Ma cos'è sto gioco? È fantastico. Eddie, vedi che sapevo che lo sapevo che bentornata amica mia essere viva. Holding down while juggling you'll be able to direct the tiles. No, ragazzi, cosa mi sono perso? Ora capisco perché Massimiliano De Ruvo come soprannome ha Whiskid. E se mi sta guardando in questo momento per sbaglio dirà a coglione, e c'ha ragione. Holding down fire while unable to plug the... Un gioco complicatissimo ed eccitante. It's also possible to catch flying tiles with practice. Congratulations, training complete. Beh, ma mi piace assai. Oh, ciao SF Champion. Allora, tu complete level, pick up this kitten. che fattanza totale, ragazzi. E vabbè, mi sembra che questo gioco sia bellissimo. Pensate, chi me lo doveva dire me a 45 anni? No, 44 anni, 45 esagerato. A 44 anni, find out Whiskid for the first time. It plays. I loved Whiskball. I really loved it a lot. I finished it on the Amiga. I don't know why, not on the Commodore 64, but let's go. E porco. Ah, non sono morto io. Ok, so what should I do? Ah, these balls are made for stomping. And that's. Okay. Okay, the bricks were more. Okay, I took a note which is good. Okay, I like da morites. Palle banane, note e banane. Quindi posso affanculo direzionare. Ho un naso da pagliaccio, prendo i soldi. Ma che bravi, scusate, un momento di confusione. Ho il naso da clown, quindi posso giugglare, giusto? Giugla, sì, ma giugla in su, coglionez. Giugla in su. Giugla di più, ma giugla più in alto. Eccolo là, ma bello questo gioco. Ah, ci sono altri, va bene. Ammazzo tutti, che problema c'è? Casino minteriano. That kind of Jeff Minter vibe. Completely crazy shit. I love it. It's amazing. I don't know if you agree with me. Dite, ma perché parlo inglese? C'è sempre questa roba bizzarra che mi viene a parlare inglese, anche basta che sia un ospite inglese. Pensa se arrivasse un ospite giapponese, che casino. Watashi wa Meloni-chan. No, Oni-chan, scusate. Vabbè, comunque, allora, Des. Comunque Des. Ah, bellissimo, che giusto questo gioco. È veramente un gioco giusto. E il pinguino, no. Guardate come sono morto. Guadagnando, peraltro, un corpo. When I die, I earn a body. It's amazing. I'm totally in scimmia. I'm very totally positively in the scimmia of the scimmias. I don't have the clown nose, but I know that if I persist, I will have it decreased. Ma se finisco i mattoni, cosa succede? Non lo scopriamo, dai. Ho finito i mattoni. Se finisci i mattoni, vai in un altro stage. Che cazzo è sta roba? Oh, Gesù Cristo, ma che cos'è sta roba? È bellissima allo stesso tempo... inquietante, c'è del perturbante freudiano, non so se siete d'accordo. Più che ecco, questo è chiaramente un gioco freudiano, a differenza di molti giochi che sfruttano gli archetipi junghiani, ma ispirandosi poi all'opera di Campbell, al viaggio dell'eroe, no? The Hero of the Thousand Faces, Emphysis anche, The Hero of the Thousand Faces. This game is clearly has a Freud approach to life, no? And especially a lot of. Avete visto i pinguini completamente sporchi di sangue? O forse è la mia mente che è sporca di sangue dopo aver giocato al cribbio, dai! Olè, vai! Soldi, non ne ho. Come farò? E quell'eccesso che piace, sì, ma anche quella grafica che non. Allora, questo è interessante. Una grafica che non puoi dire che è brutta, anche se sostanzialmente è brutta, ma non è brutta. Cioè, è fatta bene. È bene. Decide di mostrare delle cose
strambe. Madonna, e questa è la grandezza del videogioco europeo. Musiche totali. Daniero, sempre impeccabile, ciao. Carrot on stick, tra l'altro. Posso comprare una carrot on stick? La compro subito. Quanti soldi ho? 100. Compro una carrot on stick. A cosa serve? Non lo so. Va bene. Ho il corpo. Quindi, dopo essere uscito dal mio corpo, finalmente... Now you have my attention, come direbbe Roberto Magistrati. Ma che cazzo, è un gioco esplorativo, un gioco bellissimo, mi secca tantissimo adesso non doverlo mollare sostanzialmente. Non so cosa state dicendo. Ok, vabbè, non so perché sono qui, non so chi sono, non so niente, non so neanche come uscire da qua. Premendo spazio, no, magari. Ma è tutto così intuitivo, come ti porta avanti le cose. Uomini o donne? Donne. Clue. Boh, sono entrato in una grotta dove c'era il cesso delle donne. Ma che cazzo, questo è quello che mi piace di videogiochi, i cessi. Guardate, Lazy Jones, tutto un cesso. Bene. E poi? Sto perdendo, ma penso che non metterò il mio gioco preferito stasera. È geniale, sì, è veramente geniale. Una serata a tema whisky, guarda, te lo dico sinceramente, volentieri. Allora, get another object? No, voglio usare una carrot on the stick. Ah, giustamente lui fa la pipì. Tira l'acqua. Va tutto bene, posso farlo anche qui. Chi ve lo doveva dire che la serata finale di Bentornata amica mia mi avrebbe visto pisciare? Vabbè. Poi effetti d'acqua diversi. Se qualcuno vuole dirmi cosa devo fare, io sono felice, perché sennò mi tocca andare via. Vabbè, potremmo anche fermarci qua, perché veramente sta cominciando ad assumere delle tonalità irresistibile, cacchio! Posso dire che è chiaramente uno dei migliori giochi dell'Amiga. Io sono felice di averlo mai giocato, perché adesso posso giocarmelo e... è una redenzione quasi, perché lo sapete, è stato un long and winding road, no? Winding road dell'Amiga. Ci sono stati tanti giochi che insomma mi hanno lasciato un pochino freddo, ecco, dell'Amiga, tipo Seven Gates o Giambale di sera, mamma mia, stavo per mettermi a piangere. E invece qua è una libidine, però lo stesso lo interrompiamo perché è troppo lungo, ma una serata whisky, io voglio imparare a giocare un pochino e poi molto volentieri. Questo lo teniamo tra le cose più care, qui insieme a Jim Power. Blues Brothers, sì. Bomber Bob, sì, perché no? Crossout, Crossout, avete voglia di giocare a Crossout adesso? Io ve la lancio, ci avrei un Crossout qui, però non lo so se merita, eh. Veramente, bravi, grazie. Grazie per aver insistito. Oh, allora, abbiamo visto un gioco notoriamente bello, un grande classico. Mi sembra giusto a questo punto vedere un altro grande classico, il classico dell'orrore, il gioco brutto dell'Amiga, ma che fa il giro 15 volte. Il gioco brutto dell'Amiga. Qual è il gioco brutto dell'Amiga? Su. Lo sapete o no? Adesso lo sapete. The Mighty Mongols from Prestige are back. This time we puked for ya, Franco! Sì, è lui, è arrivato Franco, signore. And supplied by Incredible Monk. If you want to get in touch with our Mongol HQ, non so cosa intendono con Mongol HQ, non sono sicuro di volerlo sapere. Allora, Fragran, mai visto, neanch'io, in realtà sì, secondo me l'abbiamo visto in una serata Amiga giochi di merda, proprio l'avevamo messo perché era noto che sono un gioco di merda, ma non l'avevamo giocato più di tanto. E lo vorrei provare questa sera, lo vorrei provare perché è un gioco brutto, ma... brutto. Cioè, un gioco brutto, ma brutto. Cioè.
c'è molto da dire, proprio brutto, 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 ma brutto, 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 brutto. Immaginate qualcuno che ha il potere di Deluxe Pint, ma allora, lì come qui, ti dirò la verità, Top Banana mi è esploso praticamente un dischetto su cui l'avevo registrato. Top Banana non è brutto come Franco, è brutto in una maniera diversa. Top Banana ha un qualcosa sotto. Qui c'è proprio il vero dilettantismo cecoslovacco. Disturbed Priest, l'abbiamo già vista la conversione di Outrun nella prima serata live di Bentornata Amica Mia, quindi se la cerchi su YouTube, sul nostro canale, trovi il momento topico in cui abbiamo World giocato software World Software Presents. I love this work, this job. Scusate, non resisto, questa tecno cecoslovacca. Guardate. Dear Pre-Rock, Sorocin, This Blesky, Nickelodeonski, Steve Ronskin, Steve Austin, Ritronski, Bronski, Beat, Ajbrabadesi, va bene, va bene. Allora, la vendevano sta roba? Non lo so. Your mom dice, this reminds me of Escape from the Bronx or whatever that terrible movie was. Aspetta, che è molto importante non sbagliare, ovviamente. Io sì che conosco. Allora, secondo me, dice Danilo, Doman arriva a essere pure peggio. Parliamo degli stessi che hanno creato Street Hustle per Amiga ricalcando la versione Spectrum. Il resto, gente ottima. Aspettate di vedere il gioco in action, esatto. Aspettate di vedere il gioco in action. Ok, direi di cominciare. Start. Puoi anche scegliere la risoluzione se vuoi. Vai. Sicuramente mi deve cambiare disco perché la vita. Chi vuoi essere? Ginko o Franco? Rinko o Binko? Questo qua, dai. Questo qua lo sono. Tanta roba. Oh, hello, we have two Englishmen. Why? Why you are here? Why do you want to suffer with Franco? Vlots disc. Disc tria. No, il mio cecoslovacco non è proprio fortissimo. No, non è croato. Secondo me è cecoslovacco, ma potrei sbagliarmi, quindi accetto suggerimenti. No, c'è già scritto. Check. Exa checked and it's check. He checked that it's check. It's check. Choc, chac, chic, chac. Conoscete la legge di Gay Lussac? Una bellissima goliardia che andava molto alle superiori. Più o meno nell'epoca dell'amica, un giorno un amico viene a casa mia e mi fa: ma tu la conosci la legge di Gay Lussac? Io sì, guarda, l'ho studiata per fisica. No, no, la vera legge di Gay Lussac. Io. No, qual è? Vabbè, andiamo avanti intanto. Eccolo qua, sta caricando subito così. È bello perché è Final Fight, però con le Zastava, capito? Con le macchine tristi, perché era questo mondo un po' cecoslovacco. Guardate le incredibili mosse di cui dispone questo ragazzo, sono tante, guardate, yeah, chissà. Poi con dei rip-off delle mosse, è incredibile, ragazzi. Brumbilambi lo sa, cazzo in culo, fa cic-ciac, grandissimo, grandissimo, grandissimo Brumbilambi. Bene, andiamo. E attenzione, cosa scrivono i teppisti polacchi per essere veramente ribelli? Rock and roll. Sta caricando, ragazzi, let's non go. Sto scherzando. Let's go. Yeah. Guardate questo con i pantaloncini, come mi rovescia. Oh. Porca miseria. È tipo la versione più super brutta di Moonstone. Rock and roll, capito? Very rebel rebel proprio, rock and roll. Guardate uno che piscia con una pipì infinita e statica e carica. Non sto scherzando, carica ogni volta, ragazzi. Let's go. Franco e Cody passato all'eroina. Let's go. Questo calcetto laterale, ragazzi, fa il giro, ditemi che non fa il giro. Lo fa il giro, guardate questo poveretto. E mi siedo sopra, c'è tutto il peggio, non posso fare niente a quello che piscia, purtroppo. Beer, very very aggressive, beer. No, aspetta. Jar, you are a super badass criminal and what do you write as an act of vandalism? Jean-Michel Jarre.
guai, Jean-Michel Jarre. Who knows? Ok, c'è una persona fatta a pezzi letteralmente sullo sfondo. Intanto lui carica e arrivano altre persone. Il nostro povero amico soffre un po'. Una cosa apprezzo tantissimo, lo shake dello screen. Lo shake dello screen è molto bello e anche la scritta energia in italiano, che probabilmente si dice anche in polacco. Intanto mi stanno umiliando questi due. Oh, basta, Sandy Martin dei miei coglioni. Vaffanculo, Sandy Martin. Quell'altro si è schivato, cioè ho capito che a livello di programmazione c'era anche uno sforzo. Yep, yep, yep. Ah, so powerful. Crocodili per tutti. Sì, qua era proprio l'albore. Voglio giusto fare il boss che ci sarà a un certo punto. La duge. O la duie. Caricamento. Va bene. Pensa a quei poveracci che l'hanno fatto all'apice della passione, perché si vede. Polacchi, polacchi, Polish. He checked if they were Czech, but they are Polish. The game lacks a little bit of Polish. Polish, Polish. Ah. Ok. Guardate questa mossa bellissima. Vai, fai qualcosa. Oh là, la mossa di Final Fight. I codi. Il calcio volante inevitabile. Yeah! E intanto dicono parolacce in polacco, così sicuramente. Quello che pantaloncini corti mi fa impazzire, mi fa venire voglia di essere assolutamente non etero, perché è proprio il mio tipo. Vai! Madonna di Dio, tutto sto sangue, dai! Vai in Cristo, ha detto. È un invito a tornare alla chiesa. Vai in Cristo! Vai in Cristo! Basta però sta roba, dai. C'è uno che cammina per i cazzi suoi, tra l'altro fregandosene completamente. Ecco lui. Ma vai in Cristo. Mamma mia che... Fuck off. Fuck off, l'ho capito. Adesso, chiaramente. Ha un sistema di prese che non potete capire. Comunque sì, avevano giocato probabilmente in campeggio a Lignano Sabbiadoro Final Fight, sti poveracci, hanno detto vabbè dai, vogliamo farlo anche noi. Per una volta mi sento di spezzare una lancia e la... Lo sviluppo italiano era un po' meglio. La duie. Oh, dai, il boss. Lo sento, c'è il boss. Il biondo è Sandy Martin sul serio, sì. Va in Monega. Ha cambiato benissimo, dico. Ma va in Monega. Oh, attenzione, macchine importanti. È un pandino? È un pandino col muso sbagliato? Il retro è molto pandino, eh. Salve. Ecco il boss, è lui. Sì, guarda come mena. È chiaramente lui. Io ti tiro le testate. Tiro da dietro, così capisci con chi hai a che fare. Allora, ti rialzi? Si rialza e mi mena malissimo, tanto che mi ha ucciso. Per fortuna ho tantissime vite, per fortuna, per sfortuna. Yeah! Guardate, in una pozza di sangue il boss. Domani. Del domani non v'è certezza. Nike is shit, anzi, Nike it's shit. Nike, vabbè, non lo so. Comunque, è una laida, dicono. Sto gioco è il disagio, sì, è il profondissimo disagio. Sta roba che carica ogni volta che deve fare. Attenzione, arrivano i poliziotti. No, non sono dei poliziotti, sono dei laureati. Cosa sono quelli con quella specie di roba in testa? Non capisco se sono poliziotti o laureati, o magari sono poliziotti laureati, potrebbe anche essere. Mamma mia, è tra l'altro di una lignosità che forse non fate fatica a credere se vi dico che, ok, io non sono il più forte dei giocatori di beat'em up, ma fa proprio cagare, insomma. Testate sì, ok? Franco anche un po'. Fuck off. Basta! Vabbè. Nike it's shit sul muro, sì, perché sì. E tu? Ah, ti fai la counter, attenzione. Yep, yep, yeah! Guarda, poveretto. Tic, gli ho dato un pugnetto. È ancora vivo! Vai, Monega. Oh, ancora. Ah, devo fargli la finishing forse. Quella era la mia finishing. Basta, andiamo. Ancora, basta. Che orrore. Dio, ma... Oh, gli è uscito del sangue dalla testa. Buon segno. Però questo incedere... C'è scritto Fre. Franco, probabilmente.
Rage Quit, sì, in effetti sono molto tentato. Speravo che arrivasse un boss, ma continua ad arrivare solamente questi stronzi. Se penso che un disco, cioè un gioco su tre dischetti, io ci ho buttato via tre dischetti che avrei potuto usare per Banshee, per esempio, che tipo è bello. Per sta roba, vabbè. Grazie Franco, grazie, ma c'è un limite a tutto, adesso ho bisogno di qualcosa di veramente molto forte. Proprio in termini alcolici. Allora, direi, per passare dal brutto al meno brutto, una cosa graduale, un gioco di core design che non ho mai giocato e che, cazzo il tipo in ciagatte, sì, è arrivato a Chiodaroli. Potevi usarne due per Wolf, cioè, sapevo che sarebbe riapparso. Allora, quest'oggi, Enui, che non so se c'è, ma quest'oggi Enui mi ha detto, ah, ma sai che c'è uno shooter dei Monty Python anche per Amiga? Sì, lo sapevo, ma non l'ho mai visto, non l'ho mai provato, ed è tutto sommato per un fan di Monty Python una cosa abbastanza assurda, tipo il Cheese Blocks Protection System, fa già ridere, identify this cheese, a pedenzler, use the joystick, sono sicuro che, correct cheese identification, io eccetera eccetera, sono superlativo, bravissimo, e cominciamo, vediamo un po' com'è questo gioco dei Monty Python, e now, giustamente, The Monty Python Flying Circus, core design, un altro gioco fatto chiaro. Monty Python Flying Circus. Ecco, campionato direttamente da serie. Benissimo. Sound, sì. Music, dai, music. Mi sembra più molesta la musica. Vai, and now. Adesso tutto il gioco con la musica di Monty Python, grandissimo, bellissima idea. Vabbè, il gioco, ok, sì, il gioco è ovviamente un omaggio alle strip e alle animazioni di Gilliam in particolare. And now, how to recognize different type of trees from quite a long, vabbè, questo è un grandissimo classico, The Lodge. Cioè, è tipo una puntata interattiva, una puntata interattiva del Monty Python Flying Circus fatta strana. Cosa cazzo? Questo è un po' Monty Python Flying Circus, un po' Seaman. Mi fa molto piacere. Allora, posso dire, un gioco di Monty Python l'avrei fatto un po' più colorato, ma cosa sta succedendo? Giustamente. È incredibile l'influenza di Monty Python nella storia del videogioco. Del videogioco inglese, comunque, vedete, avete visto le citazioni che sembrano quasi prese da Manic Miner, ma in realtà è Manic Miner che ovviamente aveva un debito fortissimo con. Che stupido. Oh, attenzione. E beh, giustamente, non ce li mettete un po' di Viking, mi sembra il minimo. Come on. È stupido. È un gioco fastidioso, però devo dire ha un tempo comico nel suo dare fastidio che effettivamente è pitonesco. E quindi sì, va bene. La palette è inspiegabile, è un gioco di Atari ST, ci scommetto le chiazze. Ci scommetto le chiazze della maglietta. Però alla fine è uno shooter, è un po' Mr. Heli dell'Irem. Manca la Spanish Inquisition. Gabrata, ma lo conosci? Ci hai giocato un po', perché. Ma è veramente comunque un clone di Mr. Heli dell'Iron con tanto di blocchi da spaccare, mi piace. Quindi giusto, fammi indovinare, se vado di qua, mi indovino un po', mi appio in culo. Vabbè, un po' prevedibile, però va bene. Qui invece è bene, no? Benissimo. Qua, chiaramente bloccata la strada. Sì, è bellissimo infatti come protagonista perché nessuno se l'aspetta. Dove sono? Dove sto andando? Niente, muore così. Diventa piccolo e torna in azione. Vediamo se riesco a fare un colpaccio così contro i fichinghi. Oh là, tutta l'energia. È molto core comunque, veramente piezze core. Tipico gioco core medio, no? Sapete che la core aveva dei giochi stand out e poi un sacco di giochi medi. Questo è il tipico gioco medio della core. Tipo Impossible come grado di mediezza. Più giocabile, anche se sta roba che va a 25 frame al secondo è fastidiosa. Va bene, è stato bello morire così, poveraccio, il nostro.
Un po' anche Cybernoid 2, sì, ci sto. Ci sto, siete come sempre delle persone di altissimo livello, e questo mi rende estremamente orgoglioso. E fatta che abbiamo fatto la call, questo lo teniamo, ma sì, dai. Fatta che abbiamo fatto la call, perché non farci un grande, grande, grande classico? Tra l'altro per il finalone con lo Street Poker ho stampato tipo 15 giochi di Street Poker, tutti sbagliati che non funzionano. Comunque, abbiamo detto Core, c'è un grande assente, un grandissimo assente che non c'è mai stato secondo me nella... Cathode Ray Sunshine dice: ma giusto, 2 anni che lo organizzo con questo, 2 anni che riesco a farci su anche Nobit, 2 anni che vorrei anche Babic, ma giustamente se ne va in vacanza e anche bene. Cosa state parlando? Non so niente, è molto bella questa cosa. Ok, riconoscete i più fetenti. I più facinorosi riconosceranno immediatamente questa schermata, nel senso che è una schermata usata in più giochi della Team 17. Questi sono i Team 17 che ho sempre un po' non cagato. Sempre un po' non cagato perché? Boh, perché sono uno stronzo sostanzialmente, perché sono uno snob, sono radical chic, vedete voi che sono radical chic, con la maglietta nera. C'è qualcosa che non va, per Bacco. Però, è lui o non è lui? Certo che lui! E Surf Champion ci ha beccato ovviamente perché... l'ho giocato una volta sola a casa del mio amico Terry Passanisi nel 93. E ricordo che non lo capì. Invisibility, The State Explorer, Star Toys, Speed Appeal, va bene, insomma. Comunque è un gioco, è una roba, in qualche modo farò. Super Frog, vediamo. Babic dice, Tisi dice, Spe Babic. Dove l'intro? L'intro è su un altro dischetto, vuoi vederti anche l'intro? Guarda che è invecchiata male, io finora ho guardato solo l'intro e ti posso assicurare che è tanto lentina, per quello a cui siamo abituati. Se vuoi ti mando il dischetto, guarda qua, Super Frog Story. Comunque ho già capito che abbiamo un fanatico di Team 17, sappi che non sarò il tuo perfetto mentore, anzi probabilmente ti darò fastidio perché sono un critico feroce di Team 17, quindi preparati per il peggio. Allora, i Team 17, dice Iaci, sono più sopravvitati dei Bitmap Brothers, infatti vedi che c'è una tensione quasi erotica nei confronti di questi Team 17, ma vediamo, non dobbiamo essere razzisti a priori, vinciamo i nostri pregiudizi e vediamo com'è. Innanzitutto è veloce ed è a 60 fps e questo ci piace, se ci piace. Poi è super slippy come piace a noi, quella roba slippissima che non si riesce a controllare un cazzo, perché è un grande classico, come abbiamo capito, di tutti gli emuli di Sonic del Cribio. Lui si perde per un attimo d'animo, ma poi non si perde più d'animo. Vedete? Fa così, poi sorride, poi fa la faccia anche un po' sorniona. Lui non può salire sui porcospini, questa cosa ha perfettamente senso, ma io posso saltare in qua. Pa-pa-pam. Vabbè, dai, gradevole, si può dire gradevole. Guarda, scommetto che non posso andarcela, perché il tipico bad level design amighistico inglese mi dice che... Ah, sì, quasi! Allora, o mi fai capire che chiaramente non ci posso andare, o mi fai capire che ci posso andare. Forse adesso che ho preso le ali ci posso andare, vediamo un po' se ho capito l'andazzo. No, l'andazzo faremo con sto cazzo. Praticamente puoi prenderli, vabbè, sono andato a farlo. Via, andiamo di qua. Andiamo a vedere cosa c'è di qua, c'è roba, ci sono nemici, c'è lui che sempre si riprende. Non è un ciurabadura, è più di questi bei gettoni, frutta. Beh, allora non è male. Mi piace una cosa, è una cosa giustissima hanno fatto. Per non sacrificare la velocità e l'effetto complessivo della palette. Madonna mia, posso volare, un'emozione fortissima, posso anche tirare questo, ma ragazzi, non è niente male, posso dire che sto colpendo in faccia un albero, che forse questa cosa mi regalerà dei premi segreti potentissimi. Azzurro era più dolciato. Se premi fuoco plani proprio, cioè no, devo premere fuoco a raffica. Wow! Beh, senti. Forse è il miglior gioco di Team 17. Allora, Alien Breed è bello, dai, non facciamo adesso. Non facciamo i cazzoni a tutti i costi. Alien Breed è bello, dai.
Ah sì, sì, il design diventa apprezzabile, è fatto un po' ignorante, ma in realtà guarda, 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 guarda come vola, vedi come balla Nando, spacco la gente, ammazzo famiglie. Ah, danger, danger, non ho paura, non ho paura dei vostri pericoli. Ci sono più paure che pericoli, come diceva il mio insegnante di teologia gurdjieffiana, di Georg Ivanovich Gurdjieff. Chi non ha studiato teologia gurdjieffiana? Nessuno, perché non esiste. Comunque, molto bello, molto bello, molto bello. Secrets, poi mi fa anche uscire di qua, ancora più bello, attenzione. E poi vado di qua e poi incontro un nemico, sta roba di incontrare i nemici e cagarmi in faccia, vabbè. È un problema quando fai un clone di Sonic, è ovvio che poi ti ritrovi in queste situazioni imbarazzanti, no? Che devi... È un po' stronzo, è quando sono... Ma non si perde l'animo, non si perde l'animo. Prende cose, beve tra l'altro bibite... You what can a Beastwatch no 1010 Dix Drive. Non ho capito niente, ma mi fido di voi. Attenzione, ho fatto nei 1000 giochi multiplayer. Worms Armageddon, esatto, le cose per cui... attenzione. Gamble. Quack, quack è invecchiato meglio, ma non è male questo, pensavo peggio, sinceramente pensavo... Allora, come si chiamava l'autore delle animazioni? Si chiamava Eric Schwartz, non mi ricordo male io, l'autore della versione, la versione animata dell'intro, della storia, ma anche quella faccia lì. Vai. Ok. Quindi... Forse la cosa più noiosa in assoluto della storia dei videogiochi sono le slot machine, ma devo giocare sempre, non posso uscire da sta roba, dai, fammi uscire, ortacci tua. Allora, Disturber Prince dice, la Kenobisbus Production tutta è in vero molto gurdjieffiana, sì, assolutamente, assolutamente, non sono ancora riuscito in realtà a intortare Fabio per bene, attenzione. Collect. Vabbè, possiamo uscire da sta roba? Dai, cazzo, non posso andare così. Come si esce? Worms era prodotto o anche sviluppato da Team 17? Ma io in realtà credo prodotto e sviluppato, può essere. Intanto mi leggo le vostre commenti. Worms e Alien Breed, stop. Ma allora, non è male questo Super Frog. Contestualizzato all'epoca su Amiga, lo difendo più di altri giochi che abbiamo giocato in Bentornata Amiga Mia. Molto celebrati, sai che sono stato un severo giudice perfino di... non mi ricordo. Oh, finita sta cosa terribile, sì. Eric Schwartz, mi confermi? Esatto, è quello dei cartoni Amiga che ha fatto però secondo me anche le animazioni di Super Frog, non gli sprite, ma il Super Frog in animazione nell'intro. Potete probabilmente confermarmi. È vero che c'è una sta figata qua. Oh, di colpo niente, forse sto diventando forse più vecchio, però mi sembra proprio che questo gioco sia meglio di quanto credevo, anche se mi fa cagare quel sole bruttissimo. Cosa l'hai messo a fare? Queste posso usare per andare più su, no? Però posso usare per fare il bullo. Vabbè, è tutto uguale, molto bello, insomma, quanto gli diamo? Quanto gli diamo questo Super Frog? Quanto gli diamo, eh? Ehi! Protagonista leggermente privo di carisma, cioè tipo brainstorming di 3 minuti alla macchinetta del caffè, facciamo una rana, però tipo Superman, eh? È una roba, eh? Che dici? Però segreti, piacciono sempre e piace molto l'apparizione del segreto, quel brrr, non subito così, ma quel... non c'è. Exit, questa roba, gli stop and go di Sonic, vaffanculo, veramente. Ma che cazzo aveva in testa Yuji Naka? E ha creato pure degli epigoni e muore così, però. È una roba, non è la cosa sopravvalutata tipo Project X. Ottimo, però dopo un po' stanca. Come voto gli diamo gioco caldo? Guarda, quasi gioco caldo, un 80% gli do. Ok, vabbè, facciamolo. Let's do this. Non è assolutamente un gioco adatto a una serata così croccantina, un gioco tira l'altro, ma mi sembra giusto omaggiarlo. Ammetto che non mi piace tantissimo quello che sto vedendo, I don't like what I see.
Super Frog è bellissimo, combatterò a morte chiunque dice contrario. Puoi farlo, ma non qui. Nel senso, anche qui, ma sarà una battaglia lunga, perché tanti, tanti nemici troverai sulla tua strada da domani, quando combatterai per il nome di Super Frog. Ma è giusto, ognuno deve mettersi in delle battaglie. Io, per esempio, sostengo che la musica di Super Quicks da sala giochi sia una delle 5 musiche più belle della storia di arcade. È dura, però combatterò. Quindi ti rispetto nel tuo combattere per Super Frog. Perché no? Hunter nel frattempo è arrivato, signori, più bel gioco per Amiga di sempre, nel senso proprio gioco pensato per Amiga, cioè un gioco non un arcade, no, non un epigono, non una roba che scimmiotta le console, no, un cazzo di gioco per Amiga, Hunter. Che gioco, signori, che gioco difficile e soprattutto non ricordandosi più un cazzo. Start New Game. Available Game, tra l'altro io vedo sempre una versione preview di Hunter, che prometto ancora qui da qualche parte, mortacci sua, che non sapevo che fosse preview, e innanzitutto crashava alla brutto dio proprio, crashava, questo era il mio disco di Hunter originale, originalissimo, era una versione preview, crashava continuamente e non aveva un sacco di robe, per esempio aveva Hunter e aveva, mi pare, Mission, ma non aveva Action, quindi proviamo a vedere cos'è Action. Please tip in T-Pi type. Bizbotch sono io, posso mettere anche la maiuscola, scusa. Bizbotch, ci tengo, eccolo qua. Private Bizbotch, mission 1, objective: you must destroy 6 fuel dumps, 4 radar unit, 4 enemy fort, 1 enemy HQ, see logbook for target coordinates, then return to the HQ before hour 12 of day 8. No, questa è la versione full. Ed eccola qua, la magia di GTA solamente nel 92, nel 91 anzi. Ok, forse è un filino lento, siamo d'accordo, un filino lento, però la magia di un mondo flat shade poligonale con un uomino che può fare quello che vuole. Voglio nuotare? Posso nuotare. Voglio volare? Posso volare. Voglio premere R? Posso premere R. Voglio premere M? Posso premere M. Voglio premere A? S? Ho sparato una cosa, va bene. Ho premuto Q. Ok, la mappa tattica. Un gioco complicato che si gioca col mouse e col joystick contemporaneamente, più tasti assortiti, quindi abbastanza complicato. Quando la domanda era ancora come accidenti facciamo un mondo in 3D? Infatti, building, allora, resume, va bene, andiamo. Innanzitutto andiamo a cercare una mappa. Andiamo a cercare una mappa. La velocità, ripeto, è da latte alle ginocchia, infatti secondo me non finiremo mai alle 11, spero che non sia un problema, forse sforeremo un po'. Puoi entrare nelle case, trovi cose, questa non mi... Posso anche sparare, guarda, sparo senza nemmeno muovere le braccia, sono fantastico. E hai un bellissimo log sotto che dice cosa hai preso. Ho preso una mappa, non ho bisogno di un altro paracadute, e ho preso una portable radar unit, infatti ora sì che funzionano i tasti. I tasti, oppure volendo appunto posso andare qui sulla mappa. Quindi Ellie Stores sono lì, io sono quel puntino bianco, forse lo vedete, forse no, penso che lo vedete. Fuel dump, ecco, questi sono gli obiettivi che ho, vediamo se c'è qualcosa di vicino. Ecco, per esempio lì c'è una bellissima radar unit molto vicina a me, mi piace, va bene, quindi devo andare a sud, bene, andiamo. Oppure anche possiamo giocare alla cazzo, cosa che farò probabilmente. Urca, mappa su schermo, roba seria, eh? Posso anche toglierla perché sennò va un frame rate. Ed eccomi qua. Prendo la macchina e vado. Posso anche cambiare arma, posso mettere le bombe, la pistola. Un fiore! Sono passato oltre un fiore, va bene. È una cosa bellissima che mi piaceva sempre molto, il fatto che premendo spazio la macchina se andava a fanculo e tu restavi a piedi. Mi è sempre piaciuta questa cosa, non so perché. Forme indistinte, che cos'è quello? È un omino! Ho paura. In tilt? No, c'è un omino con una giacca rossa. Qualcosa mi dice che io sono il buono e lui è il cattivo perché è in rosso. I rossi sono cattivi, si sa, ce lo insegnano queste giornate. Fuel è molto utile. Attenzione, non solo
c'è un omino, ma l'omino continua a esistere anche se io sono dentro la casa, quindi l'omino sa che io sono dentro la casa e mi sta sparando da fuori, non riuscendomi a colpire ovviamente. Adesso gli sparo anch'io, vediamo chi è più forte. Merda. Merda, merda. You must die, the enemy soldier says you must die scum. Ho paura. Non mi ha fatto ancora niente, ma io cosa faccio? Cosa faccio? Salvo, come si salva? Così. Si può? No. Perché non posso salvare? You have destroyed a seagull for meno 30 credits. In realtà ha distrutto lui. Uccidiamo sto stronzo che mi sta sul cazzo. No! Tu devi morire, non io. You must die, scum. You have destroyed an enemy soldier for 70 credits. Yes! Molto bello. Vorrei provare una di quelle cose lì. Queste cose qua cosa fa? Come funzionano? Guarda, c'è una... c'è un coniglietto. Non so cosa state... voi tra l'altro nel frattempo vi sarete perso completamente. Cioè starete se andate via. Ma tipo se io metto una bomba sulla casa cosa succede? Beh, ho distrutto una casa, ho distrutto anche una shed per meno 50 credits. Non fa una piega. Quindi è un gioco, un mondo coerente, un mondo in cui potete fare cose. Cos'è? Oddio. Che è una mucca, no? Vai via, vai via. Muori, no, anzi, meglio scappare. Secondo me è forse meglio prendere un carro armato. Prendere un carro armato potrebbe essere una buona idea contro una mucca. Vieni. E allora? Ah, volevo uccidermi. Non ho capito niente. Cos'è quella cosa lì? You have destroyed a rabbit for meno 30 credits. Ok, quindi la lezione di questa cosa è non bisogna distruggere. Ops. La mia energia è calata parecchio con questa mossa. Comunque capite che è veramente Grand Theft Auto in nuce completamente? Ditemi di no. Ciao The Sagra 76, al tempo considerata un'ottima, quella consideravamo un'ottima fluidità, ma se pensi quanti anni ha sta roba, è completamente folle, ma è veramente folle. Combo completa, chi se lo ricorda? Trovi orribili personaggi angolosi e cambi di inquadratura. Qui c'è il carro armato, non come in GTA 2, vediamo un po'. Intanto io avanzo attraverso il deserto, potevo prendere l'altro carro armato, forse sarebbe stata una mossa intelligente. Anche il silenzio, no? Il vento, un obelisco. C'è tanta poesia in questo gioco, tanta, tanta poesia. Belli i frame intermedi tra stronotando e cammino, esatto. È un tuffo molto rapido. È anche una risalita molto rapida. Chissà se posso prendere un coniglio invece di distruggerlo. Sicuramente. Quella però secondo me è una mina, quella lì davanti. Quindi forse è il caso di stare un po' attentini. Ho paura. Voglio salvare, ma non so come fare. Così. Ah, non potevo salvare probabilmente perché ero sotto attacco. Quindi userò questo disco per salvare. Vediamo se è semplice salvare, forse devo fare init disk a naso. Are you sure? Yes. Pensate, il salvino ai tempi dell'Amiga. E anche ai tempi dell'Amiga il salvino era as-das-das-das-dad. Proprio come oggi. Come una volta. Ah. Does anyone remember hard driving? Yes, of course. I used to play it in the arcades. And that's why I took my driving license at 36, because I sucked at it. Forse non devo neanche usare il dischetto, eh? Vediamo un po'. Vediamo intanto se riesco a entrare senza esplodere. Adesso è una casa importante se c'è una mina davanti. Fuel. Vabbè, non ce l'ho già. Adesso esco e esplodo, vedete? No. Bravissimo! Questa atmosfera surreale, metafisica, un'atmosfera che si trova anche in Sentinel... e anche in Arcipelagos, cioè sono questi giochi che hanno queste architetture così. Purtroppo non ho ancora trovato il faro, che è il mio momento preferito, forse uno dei miei 10 momenti preferiti in assoluto nella storia dei videogiochi è quando sono arrivato col windsurf
al faro. Guardate che bel clipping micidiale, vado in cima per vedere più da lontano, ma ovviamente poi la draw distance non c'è, quindi è totalmente inutile. E il vento. Queste linee apparentemente innocue che vedete qua sono in realtà delle trappole che mi fanno morire. Quindi devo anche stare attento a fare pixel hunting per capire che cazzo stava succedendo, era tutto così bello. Io potrei sempre ovviamente cercare di capire dove c'è un mezzo. Wow, tutto verde, mi piace. Guardate, quella è una... quelle sono delle postazioni nemiche che entrano in realtà in azione solamente se sei su un mezzo. Quindi se io sono a piedi non corro nessun rischio. Chiaramente deve essere abbastanza lunga, credo, distruggerla a colpi di pistola. Però magari ci si riesce, non so. Vediamo. Sembra bello se tirando pistolettate a sta roba, questa roba... Funziona! Funziona! Ho distrutto un rocket launcher per 30 credits a pistolettate. Bello! Vediamo se posso distruggere anche questa roba gigantesca. Tra l'altro con collisioni, senza compenetrazione. Cioè, senza compenetrazione è una parola grossa. Comunque, le collisioni, un gradiente per il cielo... Sì, posso distruggere addirittura a pistolettate un enorme lanciamissile. È tutto così bello. Vediamo cosa c'è là in fondo. Vedo cose. Sembrano alberi. Avrei tanta voglia di un motoscafo. Un hangar, la cosa, l'affare si sta ingrossando, come si dice. Hangar bene. Non ho ancora trovato un elicottero, ci sono anche gli elicotteri comunque. Questo Midwinter 2, questo nettamente, se lo chiede a me, ma in realtà lo stavo chiedendo a me, giusto. Quindi. Chi è? A questo invece spara anche ai cristiani. Ok, devo stare lontani. Ehi, basta. Mamma mia, che aggressivo. Io volevo entrare nell'hangar, uffa. Secondo me riesco a entrare nell'hangar se mi impegno. Attenzione, alla Liu Pen, pronti? Conno d'ombra, non mi vede, ora mi vede, ora mi sta sparando. Ora io entro, vai. Sì. E adesso, vaffanculo, oh, la potenza inaudita. Uscire con un carro armato e sconfiggere chi ti stava sparando biecamente. Oh. Bene, e qua si va in un trip infinito, ma proprio infinito, malissimo per la testa. Quindi io sono qua, abbiamo detto che dovevo andare di là, andiamo. Andiamo se c'è la mappa su schermo che fa droppare ovviamente il frame rate sotto le scarpe, ma non ha importanza perché l'effetto di realismo è insuperato, possiamo dirlo, forse un po' audace dire insuperato. Sono con te, Calcaterra. Midwinter 2 era 15 anni avanti. Singleton genio, sì, ma sei un fanboy, dai. Non mi dire, perché non ti credo che ci credi. Ci credi veramente che questo è meno... Cioè che Midwinter... Perché, ma che tu leggevi Cap, di quel tipo di personaggio, non so. Scusa, faccio un attimo un duello tra cararmati, vediamo chi la spunta. Perché se la spunta lui io muoro, quindi forse è meglio che vado via. Ciao! Però ho dei bellissimi... Attenzione, ho visto una bandiera. Bandiera interesse. Capiamo. Tanto lui ha fatto cose. C'è una bandiera, secondo me una bandiera nemica, quindi merita di essere sconfitta. Babic, raccontaci una barzelletta, please, così di botto a caso. Allora, c'è un inglese, un francese, un tedesco che giocano a basket. Il francese perde, il tedesco perde e l'italiano, che è più furbo, vince perché non si può giocare in tre a una partita a basket regolamentare. Vabbè, forse non era bellissima, scusate. Il Midwinter 2 non potevi camminare liberamente, ma... No, cosa è successo? Quindi così, niente, la mia vita è stata questa. Tra l'altro è tutto gioco a memoria, giustamente. Vabbè. Scusa, giusto per curiosità, guardiamo una mission per capire in che cosa consta, eh. Sì, esatto, si è suicidato dopo la barzelletta. Questa volta mi chiamerò De Sangre. Giusto per non chiamarmi Mike Singleton. Oh, genio.
Questo è bello. Mission 1 per cominciare è buono. You must destroy one fuel dump. Quindi molto semplice. Mi piace, va bene. Non era una barzelletta in effetti, Narmocelli, era una roba che non sapevo cosa dire. Oh, una bicicletta. Un coniglietto. Non è un coniglietto, è un'anatra, quindi va via. Ok, però una bicicletta. Bello, mi piace, è una situazione diversa. Bicicletta. Silenzioso. Silenziosa non solo, ma capace di andare avanti da sola. Mollami, cazzo! Oh. Guardate, addirittura gira da sola. Bellissimo. Andiamo a vedere qua, forza. Prendiamo le solite cose che ci servono, il logbook, la mappa, il radar. Attiviamo il radar. Guardiamo sulla mappa dov'è il fuel dump. Come si chiama? Ah, la mappa full, bisogna fare così probabilmente. No, quello in realtà non è la mappa, ma mi serve il logbook, giustamente. Ok, allora, allisto, fuel dump. Oh, questa è una missione semplice. Benissimo, devo raggiungere quell'isola lì, semplicissimo, la vedete? È a sinistra, al centro dello schermo più o meno, ed è subito Tour de France dei Kraftwerk, mamma mia, quanto mi farei tutto sto gioco da capo con i Kraftwerk in sottofondo. Lo farei, dovrei fare un sondaggio per capire se c'è qualcuno che mi guarderebbe o se posso farmelo anche per i cazzi miei, forse posso farmelo anche per i cazzi miei. Comunque, sappiamo dove dobbiamo andare, eccolo lì. Bene, la bicicletta va, ma io non voglio la bicicletta, io stavolta ci vado allegramente in motoscafo, via! Benissimo, guarda, semplicissimo, devo andare dritto su. Stavolta non farò, mi sono morto per affaticamento da nuoto. Che cos'è quella cosa? Cos'è questa cosa, scusate? Ah, è windsurf! Ma vaffanculo, ma io ci vado in windsurf, ma perché devo andarci in motoscafo? Quando posso andare in windsurf? Ah, stupendo. Togliamo questa mappa. Mi ricordo quei pomeriggi bellissimi, bellissimi, la dura vita adolescente, la scuola, la malattia, tante cose, ma la bellezza di uscire dalla mappa con un coglione. Veloce questo windsurf comunque, pensavo peggio. E secondo me windsurf, se mi ricordo bene, ha il vantaggio di non attirare certi momenti angolari, no? certi nemici che ti sparano a vista. Quindi posso serenamente versarmi un po' di acqua, ho messo in questa bottiglia finta di vino, caro Twitch, quindi non mi bannare, anche perché se mi bagno adesso, poi quel full frontal maschile che c'è da più tardi, che cosa fai? Attenzione, sono arrivato in un posto, dove giustamente è sembra il momento di cambiare. Oh, un campeggio amico con la mia bandiera, la bandiera dei buoni. E subito Wind Waker, sì, c'è anche tanto Wind Waker, cioè, no, vabbè, in realtà dubito fortemente che abbiamo giocato. Posso entrare nella tenda? Non posso entrare nella tenda. Ma come non posso entrare nella tenda? Dai, che merda, tenda di merda, vaffanculo. Ah, la tenda vale 10 credits, tra l'altro, quasi, perché poi puoi anche comprare le cose, ovviamente, sai come sono questi mercenari. Un campeggio amica, guardate la bellezza di un campeggio amica su un'isola. La roba non despawna, tra l'altro, in questo gioco. La roba è sempre lì che ti aspetta. Cioè, parliamone. Quindi siamo pronti per fare la nostra prima missione. Sarà un successo? Allora, puoi bere in streaming, ma non instigare a bere. Ragazzi, no, Keno Bisboch non supporta in nessun modo. Ecco, per questo per esempio sarà meglio scendere, perché spara ai mezzi. Spara ai mezzi, ma non spara. Spara in mezzi, ma non spara se sono a piedi. Quindi adesso con la mia pistolina te la faccio vedere io. Un fiore. Che bello, guarda che bel fiore. Uccidiamo il fiore. Non si può. Tra l'altro forse c'era anche un tasto per cambiare prospettiva. Non vorrei dire. Scusate, stavo guardando quello che scrivevate. Oh, del fuel. È una scritta PH, cioè stanno studiando il PH. Posso distruggere il tavolo, scusate, ma questa frenziness di distruggere tutto. Vedete che bello, un mondo tutto poligonale, tutto da distruggere. Quanto è bello, sì. Ho distrutto un desk per meno 40 credits. Perché? Perché sì. È bello questa cosa. C'è civiltà.
poter distruggere tutto è civiltà, paradossalmente. Perché nel momento in cui puoi distruggere tutto, puoi anche non distruggere tutto. Quindi è libertà e civiltà. Che cazzo sto dicendo? Vabbè, ragazzi, siamo agli sgoccioli. Siamo agli sgoccioli di Bentornata amica mia. Sono quasi le 11 e io mi sto avvicinando. Warning, you are low on fuel. Non mi interessa che sono low on fuel, perché la cosa figa è che ho anche il fuel volendo. Anzi, posso metterlo. Vediamo se posso metterlo. Fuel. Sì, ho aggiunto fuel. Oh, è bellissimo. Questo gioco è una bellezza inaudibile. Oh, quindi la mia missione è... E vaffanculo però, scusate, eh. No, però spegniti, devi spegnere il motore, sennò poi il fuel mi finisce. Poi momento angolare me la piglio in culo, ti conosco. Bene, abbiamo un'arma più bella? No. Oh, c'è un nemico. C'è un nemico. Vabbè, ma perché dovrei importunare quel ragazzo? Quel ragazzo, pensiamo al nostro bellissimo fuel dump, sperando che ci fa, che di far collisione con la gambetta con la pistola per poter distruggere. Vediamo un po'. Sì, you have destroyed the fuel dump for 150 credits, man. Quindi ora potrei anche andare da quello lì e uccidere. Oh no, è pieno di soldati, via, scappiamo. Hanno una mira del cazzo, questo me lo ricordo da sempre. Mi hanno colpito, infatti, l'ho detto, mi hanno colpito. Ciao. Quindi ora mi basta tornare all'HQ, signori, e finirò. Bentornata amica mia, con la gloria di dire ho finito una missione di Hunter, il mio gioco preferito per Amiga, che si conferma il mio gioco preferito. Sono gli omini dell'Esso, sì, è un gioco contro le... Oh oh, contro le compagnie petrolifere, chiaramente. Pieno di nemici sto posto. Cos'è questo cartello? Ah, squali, pericolo squali, vabbè, che me frega. Lì. Giusto, guardiamo dov'è sul log, dov'è il Ali Stores. Te lo metti e resta segnato, capito? La comodità, che gran comodità, ragazzi, gran comodità. Qui è dove c'è il campeggio, no? Qui c'era qualcos'altro. Niente. Scusate, emozione fortissima, elicottero che non so guidare, come in ogni gioco che si rispetti, quindi sarà ridicolo. C'è anche una barca gigantesca, uno yacht. Ora scusate, sono un cretino, ma lo faccio. Save game. Mi piace questo finale molto unsuplesco, cambiando ritmo e andando veramente. Ma giustra, buonanotte. No, chi è che va via? Notte, Luca Katz. Luotte, il Gerva. Chi va via? Non capisco. Va bene. Ciao. Notte ma giusta. Notte ma giusta. Ah. Bene. Quindi ci siamo. Possiamo tornare alla base come eroi. Con l'elicottero che non so guidare. C'è anche il faro. Attenzione. Colpo di scena. L'elicottero è tipo facile da guidare. Forse è facile da guidare un'altra cosa, però. Dove siamo? Emozione fortissima. Sorvolare il mondo. Oh! Scusate, sono rapito. You are low on fuel. Ecco. Beh, insomma, ho visto atterraggi migliori. Un atterraggio un po' violento. Tra l'altro stavo finendo il fuel, quindi insomma ci sta. E ci siamo. No, ma questo è un negozio, vaffanculo. Ah, interessante. Prendo questo. Non posso, che peccato. Out, va bene. End. Non è, questo non è, questi sono i stores. Io non devo andare agli stores. Che cazzo, devo andare all'Ali HQ. Ma sono un cretino. Vabbè, attaccato. No, più o meno. Scusate, se volete stare con me, se no andate via, ragazzi, ma ho sbagliato indirizzo, sono sciocchino. Ho messo agli stores, ma gli stores non sanno mica cosa c'entra gli stores, cioè gli stores sono negozi, invece devo andare in ben altro posto, devo andare a piedi così, che tristezza, non c'è un mezzo qualcosa, dai, dammi una bici, un motoscafo, purtroppo l'ho spostato io il motoscafo, quindi tra l'altro in realtà non c'è un vero drop di frame rate facendo apparire la mappa, perché la mappa è giustamente
2D, quindi interferisce sì, ma fino a un certo punto. E niente, questa passeggiata contemplando i fiori. Guardate, vedi che mi aspetta, la mia bicicletta, l'Alfa e l'Omega. Come tutto è cominciato, tutto finirà su una bicicletta. E Iacci, sì, lo consiglio, allora, è un ritmo molto lento, è come quelli che amano Goz, che per loro Goz non ha un ritmo lento, ed è giusto, allo stesso modo io amo Hunter, nonostante abbia un ritmo... Ma c'è un elicottero lì, non l'avevo visto prima, non ci posso credere, guardate che ciula, c'è un elicottero lì e prima non l'ho visto, capite cosa vuol dire non poter girare la propria prospettiva? Vabbè, dai Mona, vai! Là, parcheggio la bici, tac, come ogni bravo soldato, e tac, tac. You have succeeded in completing a mission for which you have been given 200 credits. You are not required to do mission 2. Mission 2, you must destroy one Radat unit, one Cons unit. E c'è anche un tempo, tra l'altro, va bene. Quindi, ragazzi, eccolo qua, sempre con la sua bici, quindi mondo persistente totale. Ma non ci interessa vedere cosa stai facendo. Save a game, assolutamente. Vai, benissimo. Non c'è problema. Lo salvo, scusate, continuerò. C'è una... De sangre porta fortuna. Ah, grandissimo, Goz ridicolo. Yes, ci siamo, siamo tutti d'accordo. Il partito anti-Goz. Così come c'è il partito pro Super Frog, c'è il partito anti-Goz. Ve lo siete meritato, questo finale pornografico, come piace a noi. Ma... in par condicio, mi sembra giusto. Ci sono anche dei signori tra di noi, delle appassionate, quindi mi sembra giusto, trovandolo, di mettere su uno strip poker maschile. Strip poker maschile, siete avvertiti, naturalmente andrebbe trovato. Strip poker 2 plus dovrebbe essere questo. Vediamo un po'. Ovviamente l'amica impazzirà. No, il disco, metti dentro il disco. Ah, il disco, dove l'hai messo il disco, maledetto. No, non batte ciglio, va bene. Devo trovare il disco su cui ho scritto appunto. Bene. Ammazza. Vedi. Eccoli, erano qui. Era lo strip poker sbagliato, probabilmente. No, vediamo se parte, insomma. Oh, pendolone poker. Francesca Zambanni, non chiedevi lo strip poker maschile? Sì, chiedeva. Ed eccolo qui. Abbiamo già sforato, tra l'altro. Strip poker 2 plus, però con il bello di poter mettere un data disc. Please insert volume alternates in any drive e finalmente godere, è il caso di dirlo, godere di un uomo, no, anche perché godere di questa specie di ammassi di dithering, cioè a quel punto il gender fa abbastanza, io sono assolutamente bisessuale quando si parla, oddio Cristo. Oddio mio, allora siamo proprio sicuri? Siamo sicuri? His and her strip poker Digidisc 2. Che ne dite di gringo qua? Gringo Star, bello, eh? È Verdone. Francesca Zambani, che dici? Glissiamo, eh? Ma che Babic? È Babic il cazzo, sarai tu, Waridex, mortacci tua, è Babic. Oh, allora, cioè, capisco, mi sto anche sforzando con la dieta Magistretti, raggiungerò questo livello, ma come lo vuoi offendere così questa persona paragonandola a me, questo Adone? Comunque ragazzi, la verità è che non possiamo giocarci per una ragione molto semplice, che la demenzialità assoluta dei datadisc dello strip poker fa sì che bisogna avere due floppy collegati contemporaneamente e come sapete purtroppo il mio secondo floppy non funziona, quindi non si può giocare perché devi sempre avere
il floppy principale nel DF0 e il data disk nel DF1. Io il DF1 non ce l'ho, quindi non ci possiamo giocare. Mi dispiace, però vi lascio veramente con questa immagine, secondo me è bellissima. Questa donna enorme, questa giovane donna truccatissima, ma non troppo enorme, con tra l'altro questa spallina di reggiseno che finisce tipo pugno nella faccia di questo poveretto, e finisce così. Secondo me è un'immagine bellissima con cui salutarsi, anzi in realtà la ratio corretta con cui salutarsi, visto che è americano, sarebbe stata questa, ancora più bello così, dai. Can we just watch a Sabrina Salerno music video instead? Guarda, if you want, I cannot give you the Sabrina Salerno, I can give you just a little bit jingle to say hello, to goodbye to the Amiga. Anzi, facciamo le cose bene a questo punto, visto che salutiamoci così premendo shift. Mortacci, ma questa, voi non capite in che condizione di prostrazione vivo con Windows 10. Bene, salutiamoci così. Devo trovare le lyrics però, perché non me le ricordo. Però visto che è estate, visto che è un momento di saluti per bentornata amica mia che chiude qua la sua vita sostanzialmente. Intanto questo continua a dire cose, please strip poker boys lyrics a Sabrina con una mano, perché sono stronzo. Bellissimo, andiamo a vedere. Oh, eccolo qua, bellissimo. Sun shines down, so come to town, set your body free. Un po' bassino, eh? Set your body free. Hold me tight, my love tonight. Tell me you believe. And everybody, summertime love, you remember me. Everybody, summertime low, be my lover, be my baby. Boys, 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 I'm looking for the good time. Boys, 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 I'm ready for your love. Boys, 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 I'm looking for the good times. Boys, 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 I'm ready for your love. Boys and girls in the summertime love on the beach tonight. Say hey, say you, say me, say what. Everybody's gotta come. Don't stop, don't move. I just get your body in the groove. I say hey, I say who, I say me, say you. It's gotta be in the groove. I say in the summertime love, in the summertime love, in the summertime love, in the summertime roll. Everybody, summertime love, you remember me. Everybody, summertime love. Troppo, troppo, un'emozione troppo forte, questa schermata Amiga con questo retry, queste emozioni, queste vibes dell'87, l'Amiga appena comprato. Emozioni troppo forti, ho perso la chat nel frattempo, non so dove cazzo siete. Oh, eccovi qua. Bene, ragazzi, finisce così, anzi non finiamola così. Non può finire così, non deve finire così, finisce con il glorioso floppy dell'Amiga. Col glorioso floppy dell'Amiga. Good night, now it's time to say good night. Good night, sleep tight a tutti quanti. La fine di bentornata amica mia. Quindi innanzitutto saluto tutti quanti gli amici che ci stanno seguendo su YouTube in differita, qualche volta venite anche voi nello stream su Twitch perché è fico. Ma per ora vi salutiamo, bentornata amica mia, finisce qui per questa stagione, ritornerà, ma altri sistemi aspettano di essere esplorati, tra cui il Famicom. Ha un bellissimo Famicom Disk System con il Famicom Twin tutto incorporato lì, un MSX, la sto lavorando da quasi 6 mesi all'MSX, quindi thank you guys, thank you very much, good night.
Quindi MSX, Famicom sono i miei primi progetti. Sinceramente ci sarebbe anche Mega Drive e Super Nintendo, ma non si può fare tutto. Quindi per ora salutiamo l'amiga. Ciao amiga mia. Grazie, tornerai più bella, più forte, più dura, senza batteria che spruzza acido all'interno. Grazie, grazie a voi, grazie a tutti. Buona serata, buonanotte, vi saluto. Ciao ragazzi. Grazie. Alla prossima, che Kenobi Sboch continua. X è con noi e Kenobi sta tornando, quindi beware, behold e buonanotte. Non fate niente che Magistretti non farebbe. Ciao.